Benvenuti amici di Music Off in questo nuovo video, oggi con Alberto Lombardi. Ciao. E una bellissima BSG D10F, oh yeah. Dread della casa ceca, nella sua versione più semplice, più economica, ma comunque di gran qualità. Ricordiamo che tutti i prodotti BSG sono prodotti solidi, sia nel fondo e fasce che nel top. E, insomma, una Dread Mogano, una Dread Una Mogano. Dread Come ti Mogano, trovi con le che Dread altro da Mogano? dire? Ah, molto bene, è stata la mia prima chitarra. Mi dicevi prima che ti trovavi molto bene, appena l'hai presa, l'hai Sì, imbracciata, hai trovato assolutamente. È uno strumento, mi dicevi, leggermente più economico. leggermente più economico nelle finiture rispetto magari ai Ok. prodotti top di gamma ammiraglia del Del brand, BSG, ma come però. dicevo, BSG è un marchio che non rinuncia mai alla qualità costruttiva del prodotto, quindi al di là della vernice satinata, ad esempio, come finitura, piuttosto che il binding Veramente. in noce invece che in acero fiammato, quindi sono piccoli accorgimenti di scelta di materiali che però non intaccano in nessun modo la qualità del Esattamente prodotto. quello che ho percepito io, cioè suonandola non ho avuto nessuna sensazione di scendere dai modelli più costosi, quindi è più una cosa estetica perché in realtà la suonabilità è la stessa Sì, e anche la risposta timbrica. credo che infatti la forza di questo marchio sia, come dicevo, di non rinunciare mai alla qualità. Ricordiamo che è un marchio giovane ed è un marchio fondato da questa persona, Jan si chiama, che ha fatto le prime esperienze, diciamo, negli anni 90 con la liuteria di piccola città per poi trasferirsi negli Stati Uniti per 3 anni e cercare in qualche modo di implementare le sue capacità tecniche di liutaio, tornando poi a casa qualche anno dopo e fondando il marchio nel 2000, quindi diciamo che è un marchio per i nostri standard assolutamente giovanissimo, però per questo in realtà anche tecnicamente riesce in qualche modo a, come posso dire, far confluire sia la storia, la tecnica liuteristica con la modernità dello strumento e con anche la consapevolezza di ciò che il professionista di oggi chiede. No? Quindi in qualche Certo. modo riesce a convogliare tutto questo. Vogliamo Magari sentire sì, qualche facci altra sentire notina? qualcosa, Alberto, così poi ne parliamo. Rimaniamo un po' sullo strumming, essendo comunque una dreadnought, una chitarra che si presta molto ad essere strammata. Facciamo una cosa un pochino più ritmica, tipo questa. La tonica finale ce l'abbiamo messa. Pensi? Molto piacevole, settata non da corsa. E ovviamente queste sono chitarre fatte per essere strammate, quindi apprezzo comunque la corda non bassissima, anche se io sono notorio fra Ah, poi tutti i ricordiamo liutai. sempre comunque a tutta la community che poi gli strumenti in ogni caso si possono regolare in base alle Modificare, esigenze. È certo. chiaro che una Dread come questa magari si presta di più a essere suonata con degli Esatto. accordi, quindi non c'è bisogno neanche poi Di setaggi proprio da di... Sì, corsa, diciamo, e anche esatto. io la lascerei un pelo più alta del mio solito. Ecco, questo volevo Se dire. dovessi definirla con dei piccoli aggettivi, questo strumento. Aggettivi sintetizzando, sicuramente una chitarra profonda con delle basse importanti e definite. Piacevole perché comunque si suona molto bene nonostante le corde alte e super rifinita. Cioè, comunque ha la sensazione di avere uno strumento di pregio tra le mani. Io personalmente, a parte un buon equilibrio di base che sento dello strumento, la definirei anche in qualche modo un po' crispy, ha qualcosa di Proviamo. frizzante, Sì. Anche ha un attacco un po' frizzante. sulle basse. Ricordiamo a tutta la community che se chi ha piacere, insomma, chi ci ascolta, chi ci segue, di lasciare nei commenti, se ha piacere chiaramente, tre o quattro aggettivi per descrivere lo strumento, per come posso dire, condividere tutti insieme le sensazioni sugli strumenti. Sappiamo che è un mondo molto personale e molto soggettivo, quindi sarebbe divertente capire se tutti noi in qualche modo pensiamo le stesse cose o ognuno ha da dire la sua, insomma, sugli Sì. strumenti, sarebbe divertente. Una volta a me dissero: mi fai un suono che gira? Quindi magari proviamo anche dei commenti simpatici.
però insomma, se con tre o quattro aggettivi volete lasciare le vostre personali sensazioni sullo strumento, ci fa molto piacere. Assolutamente. Magari la sentiamo un'ultima volta e poi la sentiamo un'ultima volta. Che cosa possiamo suonare? Aspetta, facciamo qualcosa di... usiamo il Tampic. Vai. Anche se il Tampic con la Dreadnought è sempre... vabbè, ma è anche giusto sentirla in varie salse. Abbiamo dato di gentilezza, questo è scena. Io a questo punto ringrazio Alberto Lombardi, un come piacere. Sempre. Grazie a voi. Ringrazio tutti voi, vi ricordo di lasciare nei commenti le vostre sensazioni sullo strumento esprimendole tramite tre o quattro aggettivi. Alla prossima. Ciao.